Ed eccolo il vincitore della 32esima edizione del Vivi Città di Pescara, Benjamin Dumniak, etiope dell'Aquila. Sì, dell'Aquila, la società di Atletica Pomano. È andata bene, tu sei un abitué ormai di queste vittorie, vinci spesso. Sì, quest'anno di più perché con forti società, con Atletica Pomano vado di più e quindi anche la società forte. C'è stato un salto di qualità, sei approdato in una società importante dell'Abruzzo. Sì, 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 importante Atletica Pomano e d'Abruzzo, importante società, quindi va bene così per me. Sei soddisfatto? Sì. Parliamo un attimo di questa gara, hai ottenuto un ottimo tempo, 38:25, hai corso davvero tanto e bene. Sì, sì, bella gara, hanno organizzato bella gara, mi piace tanto, pure la giornata bella, c'è sole, bella, bella, bella gara. Il percorso tutto pianeggiante, non faceva tanto caldo oggi? No, no, per me no, va bene così, percorso buono. Sei approdato all'Atletica Pomano, le prossime corse, vogliamo parlare un po' dei prossimi appuntamenti, dove correrai tra poco? Veramente non lo so, ancora non lo so. Però ci saranno tante gare. Sì, sì, ci stanno tante gare. L'ultima, Benjamin, questa vittoria a chi la vuoi dedicare? La mia figlia. Tua figlia, sì. Quanti anni ha? 20 mesi. 20 mesi, come si chiama? Luna.